Buon pomeriggio, sono il professor Alessandro Genazzani, clinica ostetrica e ginecologica di Modena, presidente dell'AIGE, dell'Associazione Italiana di Ginecologia Endocrinologica, e oggi siamo ad affrontare uno dei problemi del mondo femminile che apparentemente può sembrare banale, ma che invece non lo è. È uno degli aspetti forse più problematici e anche più sintomatici e inabilitanti che le donne spesso soffrono, ma che non sempre ne parlano. Questo è veramente l'aspetto forse più negativo di questo disturbo, perché un po' c'è la ritrosia, un po' la vergogna, un po' anche la non, diciamo così, emancipazione anche culturale di certe persone, per cui di questo argomento se ne tende a voler occultare la presenza. Invece è un motivo, anzi, proprio oggi, di portare avanti, almeno nell'ambito dei ginecologi, quelli che sono gli items con cui anche proporre o intrattenere la donna per cercare di scoprirli e invitarla ad essere più precisa nella identificazione, se presente, dei sintomi. Indubbiamente oggi abbiamo le persone forse più adatte nell'ambito italiano di poter parlare di questo, che sono rappresentati dal professor Simoncini e dalla professoressa Nappi. Rapidamente, il professor Simoncini è il direttore della Clinica Ostetrica Ginecologica di Pisa e ha la sua esplicitazione nel mondo della ginecologia endocrinologica, ha servito e serve attualmente con la ISGE, l'International Society for Gynecological Endocrinology, con l'IMS, con l'EMAS, di cui è stato rappresentante estremo per molto tempo. E l'altro elemento importante della nostra pomeridianità è la professoressa Nappi, che è la ordinaria di ginecologia ostetricia presso la clinica ostetrica di Pavia e naturalmente anch'essa si occupa di ginecologia endocrinologica con una particolare propensione per il mondo della menopausa, della fertilità, ma in particolar maniera della sessualità. Avremo quindi modo di poter gestire e valutare in maniera ottimale tutti quelli che sono gli items naturalmente relativi a quelle che sono le disendocrinie e le possibili risposte per trovare una soluzione. Non voglio perdere molto tempo, il professor Simoncini è molto impegnato, l'abbiamo incastrato in mezzo a una seduta operatoria e lui ci parlerà della transizione menopausale come evento predisponente alla sindrome genitourinaria. Prego, professore. Grazie Alessandro, grazie mille dell'organizzazione di questo pomeriggio e della presentazione. Grazie anche a Rossella perché è veramente un piacere condividere con lei questo pomeriggio. Allora, la transizione menopausale come evento predisponente alla sindrome genitourinaria. Questo è un argomento carino, interessante, insomma, quello che cercherò di coprire, penso di aver fatto già casino con le slide, eccoci. Insomma, che cosa cambia? Quali sono gli aspetti più urinari, diciamo, della sindrome genitourinaria, quindi le parti forse un pochino meno note a tutti noi come ginecologi, e quello che è un po' lo stato dell'arte, della conoscenza tra come mai le cose cambiano quando una donna va in menopausa. Allora, il capitolo del sistema urogenitale, dei cambiamenti associati alla menopausa, è un capitolo ben noto. Conosciamo molto bene tutto quello che è il cambiamento a livello vaginale, i sintomi che conseguono, quindi insomma da questo punto di vista penso che possiamo andare un pochino più dritti. La cosa più interessante dal mio punto di vista è che comunque invece è molto meno caratterizzato, molto meno chiaro, molto meno sistematizzato, se vogliamo, tutto quello che succede nel basso tratto urinario, quindi tutti i sintomi urinari, la sindrome da frequenza, da urgenza, i dolori, le cistiti ricorrenti. E quindi quello che nella moderna definizione di sindrome genitourinaria della menopausa accomuna, no, il tratto vaginale con il basso tratto urinario. E quello che è chiaro è che il momento della transizione menopausale, questo grafico, vediamo il grafico classico dello Stroh, delle stages of reproductive aging in women, quindi la maniera con cui indichiamo il passaggio dalla vita riproduttiva alla transizione menopausale alla postmenopausale, il periodo della transizione è quello in cui compaiono molto frequentemente sintomi del basso tratto urinario in associazione ai sintomi della. E devo dire che, ecco, i sintomi urinari sono spesso anche più frequentemente precoci rispetto ai sintomi vaginali, che molto spesso richiedono invece un periodo di tempo un pochino più lungo durante e in conseguenza della transizione menopausale.
Allora, dal punto di vista fisiopatologico, chiaramente tutto parte dal cambiamento nei livelli estrogenici, che nel periodo della transizione menopausale, come noi sappiamo, è molto variabile, quindi i livelli di estrogeni possono anche rimanere normali nelle fasi precoci della transizione menopausale, ma globalmente, diciamo, il percorso che porta alla riduzione, prima variabile, poi stabile dei livelli di estrogeni, comporta tutta una serie di cambiamenti. A livello della vagina, li conosciamo, quindi l'assottigliamento della mucosa vaginale, la sua minor vascolarizzazione, il cambiamento dell'acidità vaginale, quindi il cambiamento del microbioma vaginale, sono tutte cose che caratterizzano e conosciamo bene. Però c'è anche tutto un cambiamento a livello non solo del tessuto esterno, vulvare, ma anche dell'atrofia dei tessuti dell'uretra, della vescica stessa, della muscolatura del pavimento pelvico, che sono probabilmente, anche se non è molto chiaro come, fortemente implicati nella personale modificazione, in una donna sì e in un'altra magari meno, modificazione della funzione del basso tratto urinario. Allora, la definizione della sindrome genitourinaria della menopausa, come sapete, è nata per portare insieme queste due aree e sottolineare il quanto il cambiamento associato alla menopausa del basso tratto urinario sia parallelo e in qualche maniera correlato con il cambiamento del basso tratto, del tratto vaginale, scusate. Quindi, è un po' un'etichetta che ha il merito, diciamo, di sottolineare a tutti noi come non dobbiamo pensare solamente all'atrofia della vagina, della vulva, ma dobbiamo pensare in maniera un pochino più ampia. E nella definizione, che è un pochino, ecco, capitolo preliminare a tutto quello che discuteremo più avanti, dei sintomi e dei segni della GSM, come la abbreviano gli americani, vedete soprattutto nella parte bassa della diapositiva. Oltre ai segni e ai sintomi che riguardano il cambiamento a livello vaginale, a livello vulvare, come ci siano dei cambiamenti, sia da un punto di vista sintomatologico, ma anche da un punto di vista morfologico, del tratto urinario, almeno per il tratto che possiamo esplorare, quindi l'eversione della mucosa dell'uretra, molto spesso le caruncole uretrali, l'assottigliamento, l'arrossamento, i piccoli sanguinamenti, il prolasso della mucosa dell'uretra, la prominenza del meato uretrale. Tante donne si accorgono e spesso, come dire, misconoscono o pensano di avere un qualcosa che cambia nei loro genitali interni, spesso vengono chiedendo consulto per un supposto prolasso semplicemente perché con l'assottigliamento, la retrazione dei genitali esterni e una maggior prominenza del meato uretrale sentono qualcosa che prima non avvertivano, in realtà è sempre il solito meato uretrale esterno, solo un pochino più evidente. E quindi sono tutte cose che, ecco, in maniera, come dire, un pochino più visuale, almeno per quanto riguarda il tratto genitale, vedete, dipendono da un cambiamento strutturale della mucosa, delle mucose, ma anche, come vedete qua e là, anche un cambiamento a livello della vascolarizzazione, a livello dell'innervazione, tutte cose che modificano la percezione e anche la reattività. Allora, da un punto di vista epidemiologico, quello che succede a livello della vagina è anche qui ben caratterizzato. Quindi sappiamo che nel corso degli anni la prevalenza di sintomatologia clinicamente rilevante di atrofia vulvo-vaginale supera il 50% delle donne. Rossella, che parlerà dopo, è stata protagonista di una serie di survey a livello europeo che hanno descritto benissimo quanto questo problema sia così frequente, spesso sottostimato, sottovalutato, anche passato per normale. E sappiamo appunto tutte le sue conseguenze. Quello che sappiamo un pochino di meno è la prevalenza invece della sintomatologia del basso tratto urinario associata alla transizione menopausale, quindi soprattutto quello che cambia nell'immediato perimenopausa. Allora, uno dei motivi eziopatogenetici e fisiopatologici, ecco, del perché c'è questo cambiamento, sta sicuramente nel cambiamento della popolazione bacillare, diciamo, batterica che sta in vagina al momento della transizione menopausale. Il cambiamento del pH con la sua minore acidità, il cambiamento della produzione di glicogeno influenzano notevolmente la capacità dei lattobacilli di popolare in maniera diffusa il tratto vaginale.
E questo ha un impatto bilaterale sia sul tratto vaginale per la non solo sintomatologia, ma l'ecosistema della vagina e quindi la frequenza eventualmente maggiore, ma molto di fenomeni infettivi, scusate, non ho finito la frase, ma anche in maniera secondaria sul basso tratto urinario. E difatti, penso che sia l'esperienza comune di tutti, è forse più frequente vedere nella donna, nell'immediata postmenopausa, nella transizione tardiva, con episodi che prima non aveva avuto così frequentemente di cistite, di colonizzazioni, infezioni ricorrenti del basso tratto urinario, che sono, direi, più frequenti degli episodi di vaginite acuta. Ecco, non è poi così frequente vedere una donna con una vaginite acuta. Sì, la candida diventa più frequente, alcune volte ricorrente, però devo dire, almeno nella mia personale pratica clinica, vedo più persone che iniziano ad avere problemi a livello del basso tratto urinario. Probabilmente perché questo cambiamento del pH facilita la colonizzazione da parte di enterobatteri, che in una quota di colonizzazione modesta, non tale da dare una vaginosi batterica clinicamente sintomatica, in vagina danno piccoli fenomeni, ma in realtà in vescica sono molto più capaci di dare una sintomatologia irritativa, infiammatoria, che poi porta tutto, come vedremo dopo, un corteo di disturbi di natura irritativa. E allora, ritornando sulle varie categorie di problematiche più mirate sull'urinario, vedete che con tutto quello che abbiamo detto, l'atrofia urogenitale con un assottigliamento dei tessuti, l'atrofia l'indebolimento, la dissinergia dei muscoli del pavimento pelvico, la modificazione di alcuni meccanismi di continenza urinaria, più che altro legati alla perdita o una riduzione, se volete meglio, della resistenza uretrale, soprattutto della pressione di chiusura uretrale, legata al fatto che la mucosa dell'uretra si assottiglia, la sua vascolarizzazione, esattamente come la vagina, si riduce, quindi lo spessore, proprio la resistenza meccanica che fa l'uretra di per sé, vengono un pochino meno. I cambiamenti nella parte sensitiva della vescica, che sono molto poco noti, ma in realtà sono molto importanti. La vescica diventa da un lato meno sensibile al riempimento, dall'altro più iperattiva al riempimento, quindi con tutta una serie di sintomi associati, quali la frequenza, l'urgenza, che possono essere associati anche alla, come dire, alla situazione in cui non ci sono infezioni. Se poi, come vedete nella parte di destra, come dire, tutta questa alterazione del microbioma facilita le infezioni del tratto urinario, ecco che allora, con una continenza meno efficace, con dei muscoli del pavimento pelvico meno efficaci, con una vescica che è più sensibile, se ti arriva l'evento infettivo, ecco che è più facile non solo avere il sintomo irritativo vescicale, ma magari anche farsi la pipì addosso. E questo è molto importante. Ed ecco quali sono elencati, diciamo, per grandi capitoli, le disfunzioni del tratto urinario che possono intervenire dopo la menopausa. Non tutte queste in realtà vengono immediatamente dopo, con la transizione menopausale, ma il topic mio assegnato da Alessandro oggi è come la transizione può facilitare un percorso verso queste manifestazioni, che spesso richiedono anni e in alcuni casi sono più tipici invece della donna anziana, però trovano in parte un quid nella transizione menopausale. Per esempio, la riduzione della capacità vescicale, la vescica che diventa progressivamente meno capace di espandersi al riempimento della pipì, chiaramente reagisce più anticipatamente con una sensazione di riempimento. L'iperattività del detrusore, il muscolo detrusore è il muscolo che poi porta allo svuotamento della vescica. Lo svuotamento vescicale è, come dire, reso più difficile per vari fenomeni, per esempio in certi casi anche per la consistenza di un prolasso vescicale, le infezioni, abbiamo parlato, i fenomeni di incontinenza o la vescica dolorosa. Ecco, il dolore soprattutto vescicale è molto molto importante come sintomo associato alla perimenopausa, alla postmenopausa precoce, spesso anche associato, le toccherà poi Rossella, quindi qui non mi dilungo, all'attività sessuale, al dolore postcoitale. Questa è una slide un pochino complicata che però punta su due cose, cioè sulla sinistra vedete alcuni fenomeni implicati nell'aging, nell'invecchiamento della vescica, dove trovate malattie neurologiche, il diabete e via dicendo, ma vedete anche la menopausa. La menopausa è un riconosciuto fattore
implicato nei fenomeni di infiammazione neurogenica vescicale legata alla carenza estrogenica, alla modificazione della vascolarizzazione, al danno ischemico da ischemia e perfusione, che globalmente contribuiscono a livello dell'urotelio e della parete della vescica, a livello della parete muscolare della vescica stessa e del pavimento pelvico, a livello vascolare, nel dare una vescica meno funzionale, più iperresponsiva agli stimoli di riempimento e dolorosi e quindi più prona a dare sintomi di irritativi, di urgenza, frequenza, a favorire una perdita di pipì. Questo è come cambia l'uretra, quello che vi accennavo prima, quindi un'uretra più giovanile, un'uretra meno giovanile, o meglio, più post-menopausale, se volete, è un'uretra con un epitelio più assottigliato, una riduzione del flusso vascolare, della pulsatilità vascolare, collagene che cambia e diventa meno valido, e questo può facilitare anche l'insorgenza di fenomeni di mobilità aggiuntiva dell'uretra, cambiamento nei recettori, anche nei recettori che sono deputati al rilasciamento dell'uretra oppure nella contrazione del collo vescicale. I nervi sono meno efficaci, il supporto cambia, quindi sostanzialmente l'uretra con la menopausa diventa meno buona, meno efficace, sia come funzione di svuotamento, ma anche come funzione di continenza. E le infezioni urinarie, come dicevamo, diventano un qualcosa di più importante. Ecco, soprattutto nel tratto femminile sono le barrette nere, quindi guardate solo quello, vedete che tra i 40-49, poi 50-59, 60-69, 70-79 c'è una lineare crescita nelle infezioni del tratto urinario. 80-89 è anche giustificato dalla maggior prevalenza di persone con invalidità, limitazioni motorie, magari utilizzo di ausili come pannoloni o di cateteri vescicali. Ma negli anni precedenti vedete che rispetto alla vita precedente, ecco, diciamo, c'è una crescita con percentuali che diventano sempre maggiori. E questo è molto importante perché la parte infettiva, a seconda anche della tipologia di batteri, è una componente che in vescica contribuisce allo sviluppo, proprio per il contatto e riconoscimento da parte di terminazioni nervose della infiammazione legata alla presenza di batteri coliformi, di sintomi infiammatori. Quindi l'infezione di basso grado a livello vescicale è uno stimolo importante nel dare dolore vescicale. E il dolore vescicale è un qualcosa, quindi, in parte, che è una parte, ma cioè quello che volevo dire è che questi batteri danno sostanzialmente un'alterazione della sensibilità della vescica. Quindi quell'urgenza, il dolore vescicale, il dolore uretrale, la frequenza, l'alzarsi più frequentemente di notte perché si sente lo stimolo, che sono tipici di questo passaggio, di questi anni della vita di una donna, sono largamente dovuti alla colonizzazione batterica diversa rispetto a quello che era l'abitudine premenopausale. E poi c'è chiaramente l'aspetto del failing pelvic floor, cioè c'è una componente che in parte è di statica pelvica in alcune donne che hanno avuto eventi che hanno predisposto a un cedimento del pavimento pelvico, si può avere un inizio di prolasso e questo può contribuire ai sintomi, ma ci può essere anche banalmente, con questi maggior dolori o una sensibilità diversa, una dissinergia della muscolatura del pavimento pelvico, che significa che i muscoli non funzionano in maniera così coordinata, e questo è un cofattore importante nella genesi di sintomi del basso tratto urinario. Quindi, per fare un recap, quello che sappiamo, ed è in tutte le linee guida, è che la menopausa è un fattore di rischio maggiore per lo sviluppo di disturbi del pavimento pelvico. Quindi non solo i disturbi del pavimento pelvico sono di per sé una patologia di genere, perché chiaramente interessano al sesso femminile in maniera completamente diversa dal sesso maschile, ma c'è l'evento di genere aggiuntivo, la menopausa, che contribuisce in maniera significativa. E allora, cosa possiamo fare? Così mi addentro un pochino in alcuni concetti di c'è un qualcosa. Intanto dobbiamo essere consci di questo, quindi probabilmente questa parte del basso tratto urinario è una parte con cui tutti noi combattiamo, però magari è poco sistematizzata nella nostra, no, visione globale. Quindi c'è un po' di lavoro da fare nel cercare di mettere i puntini sulle i, di che cosa è legata alla menopausa, di che cosa è invecchiamento e cosa è personale. Però possiamo fare alcune cose. Quindi, per esempio, l'utilizzo degli estrogeni è, come dire, come fa bene da tante parti nel corpo di una donna, sicuramente sul basso tratto urinario è molto molto importante. Il training, la muscolatura, mantenerla in buon esercizio è altrettanto importante.
Il fare delle attività specifiche per il pavimento pelvico, indipendentemente da una riabilitazione del pavimento pelvico, che è un qualcosa di più adatto a persone che hanno già una disfunzione specifica, ma essere consci del problema, quindi attività che rinforzano il core, come il Pilates, lo yoga, sul pavimento pelvico, possono essere comunque un buono investimento per qualsiasi donna in questi anni della vita. Evitare problematiche come il sollevamento di pesi, non, come dire, facilitare sindrome da ostruite defecazioni, non ingrassare, non fumare, quindi non avere tosse cronica, sono tutte cose molto importanti. Ci sono alcune cose che sono utili perché, come dicevamo, alcuni dei sintomi vescicali dipendono anche, per esempio, dall'intercorsa, dal rapporto sessuale. Quindi non avere rapporti dolorosi, non avere rapporti traumatici, il che significa o utilizzare una terapia estrogenica vaginale oppure utilizzare, per esempio, nel caso questo sia necessario, anche dei lubrificanti, degli idratanti, può essere una strategia importante non solo per la vagina, ma anche di converso per il tratto urinario. Ma ovviamente, come conoscete benissimo, se siete interessati all'attività dell'AEGE, quindi siete come dire, interessati alla parte endocrino-ginecologica, l'utilizzo appropriato di strategie ormonali, sia sistemiche ma magari anche locali, è un di paramount importance, come dicono gli americani, quindi è fondamentale. Creme, compresse, ovuli, gel come dire, nuovi concetti, come per esempio i concetti non basati sugli estrogeni, ma magari basati sul deidroepiandrosterone, oppure i modulatori selettivi per i recettori estrogenici che si usano per bocca. Sono tutti concetti che sono delle armi che possono essere utilizzate singolarmente o delle volte anche in maniera sinergica per cercare di mantenere un basso tratto genitale, ma anche un basso tratto urinario funzionale. Qui la ricerca sta andando avanti. C'è tutto l'aspetto delle energie che sta esploso, è già esploso da anni, e anche qui c'è anche un po' di utilizzo un pochino troppo wild, a mio parere. Per il basso, per il tratto vaginale, sicuramente abbiamo delle informazioni molto solide sulla utilità per esempio, dei laser, sulle radiofrequenze, stanno emergendo delle evidenze che sono ancora un pochino più preliminari. Sull'utilizzo dei laser per le disfunzioni del basso tratto urinario, quindi prolassi di grado iniziale, incontinenza urinaria, sia da urgenza che da sforzo, lì le informazioni sono veramente molto preliminari e francamente non condivido ancora l'utilizzo mirato a queste indicazioni di queste strategie. C'è bisogno ancora un pochino più di capire, però c'è certamente un razionale nello studiare, perché, come sappiamo, queste energie sono energie che possono essere utilizzate per contrastare quei cambiamenti di cui abbiamo parlato, quindi lo spessore dell'epitelio, la vascolarizzazione, tessuti connettivi. Quindi tutto questo ha un senso anche teoricamente per la stabilità dell'uretra, per la stabilità dei tessuti di supporto per la vescica, tutti i tessuti paravaginali. Vedremo se la storia avrà un successo. Allora, in conclusione, spero di avervi portato degli argomenti così, insomma, un po' fisiopatologici, un pochino piccoli cenni, diciamo, di strategia di approccio. La sindrome genitourinaria è globalmente un problema importante, ma i sintomi urinari di questa componente, questa nuova etichetta di genitourinaria, ce li ricorda, ma ancora dobbiamo un po' sistematizzarli. Sono molto importanti, e la parte urinaria è altrettanto importante della parte vaginale. Per alcuni versi può essere anche più importante in alcune donne, soprattutto nel primo periodo, soprattutto per la parte di dolore, infezioni, urgenza, e quindi dobbiamo essere educati a riconoscerla e magari avere dei concetti anche un po' più uroginecologici nel gestirli insieme alle nostre strategie ormonali che utilizziamo con magari un pochino più di confidenza per la gestione dell'atrofia della vagina stessa. Ecco, io mi fermo e sono a disposizione per qualche domanda, perché poi purtroppo vi devo rilasciare, ecco, per motivi di ovvio giornate lunghe e impicci di sala operatoria. Immagino, grazissime Tommaso, ottima presentazione, anzi devo dire la verità, mi ha elucidato alcuni aspetti, quello sul controllo neurogeno della vescica, che è un passaggio estremamente interessante. Allora, in attesa di avere, no, ne abbiamo già una di domande, guarda, è interessante. La gravidanza, quanto la gravidanza inficia la funzionalità col passare degli anni del basso tratto genitale? Quindi presuppongo il parto.
Beh, certo, la gravidanza è l'evento. Devo dire che crea e predispone di più ad avere disturbi del pavimento pelvico in Italia. Ci sono anche altre cose, perché poi in realtà la gravidanza è molto importante dal punto di vista della statica pelvica, quindi della danneggiamenti magari in germe che si creano a livello neuromuscolare, a livello dei tessuti fasciali di supporto. Quindi certamente è un qualcosa che se non ce l'hai è più difficile che tu sviluppi poi incontinenza urinaria legata a problemi di statica pelvica come l'incontinenza da sforzo o i prolassi genitali. La parte disfunzionale da ipertonia, dissinergia, dolore, disturbo neuroassociato non sono necessariamente però collegate a danni meccanici causati dal parto o dall'aver avuto una gravidanza di per sé come evento ormonale. Questi sono più legati a come funziona il pavimento pelvico di una donna. Quindi qui i fattori di rischio probabilmente sono un pochino diversi, cioè sono come una donna utilizza il suo pavimento pelvico durante la vita, quindi quelle donne che hanno dolore pelvico, hanno non incapacità a controllare, rilasciare, sono quelle donne per motivi vari, per motivi che possono andare dal vaginismo, alla vulvodinia, all'endometriosi, agli interventi chirurgici, a tutto quello che è un qualche cosa che determina poi nel corso degli anni un utilizzo non sinergico, non buono della muscolatura del pavimento pelvico, è un qualcosa che forse rappresenta un fattore di rischio maggiore al momento in cui si sommano i cambiamenti ormonali della menopausa, che rende tutto ulteriormente più sensibile, ulteriormente più fastidioso, più doloroso, magari con quelle infezioni di cui abbiamo parlato. Queste sono forse le donne che hanno un qualcosa di maggior rischio, ecco, che vanno. Una domanda abbastanza direi pragmatica. Quali possano essere le proposte farmacologiche nel caso della iperattività della vescica che non si correli ovviamente al prolasso o a delle flogosi in atto? Allora, l'iperattività della vescica è un qualcosa che può avere delle cause e può non avere delle cause. Se le cause sono, per esempio, nella donna di cui stiamo parlando oggi, la donna con la transizione menopausale, la secchezza vaginale, le infezioni ricorrenti, molto spesso basta trattare queste e l'iperattività vescicale, migliora. Ci sono però persone che sviluppano iperattività con sindromi da vescica iperattiva, asciutta o bagnata a seconda dell'entità, che hanno bisogno di fare dei farmaci specifici. Qui ci sono tutti i farmaci che utilizziamo per l'iperattività vescicale, gli anticolinergici, i beta-3 adrenergici agonisti, che sono farmaci che si possono utilizzare tranquillamente. In effetti tendiamo forse a utilizzarli un po' poco nella paziente giovane. Sono più un qualcosa che associamo alla paziente magari over 65, over 70, dove la sindrome dell'iperattività vescicale è un qualcosa che emerge di più anche statisticamente come. Però ecco, nella paziente giovane che magari inizia, magari con una storia di infezioni ricorrenti, un po' di secchezza vaginale, dolori con i rapporti, avere una vescica più noiosa, più attiva, l'utilizzare strategie ormonali in sinergia magari con una terapia anticolinergica spesso è vincente, può essere un'arma utile nel togliere un po' di iperreattività magari associata con i rapporti e quindi non è un qualcosa da utilizzare solo in certi casi quando c'è una franca iperattività vescicale, ma può essere anche un'arma per no, fare sinergia e lavorare su più bersagli terapeutici in persone che iniziano ad avere qualche sintomo, anche magari un po' sfumato di iperattività detrusoriale. Quindi è un qualcosa da tenere presente anche nei casi un pochino meno eclatanti, soprattutto nelle persone più giovani. Allora, ecco, c'è un'altra domanda, secondo me abbastanza interessante. C'è riscontro nella mia pratica clinica una frequenza di disturbi vaginali nelle users del contraccettivo orale con etinile estradiolo che hanno delle grosse similitudini con quella delle signore in menopausa o in perimenopausa. Qual è, secondo te, allora, Vero, questo vero. collegamento? Lo troviamo, È interessante. lo troviamo a seconda dell'età della donna, quindi ci sono vari picchi. C'è il picco delle ragazze molto giovani, dove spesso i contraccettivi a base di etinile estradiolo, magari molto light, dal punto di vista del dosaggio, tutto sommato risultano in una ipoestrogenizzazione vaginale, quindi questi sintomi li conosciamo in questa fascia d'età, ma ci sono anche nelle persone un pochino più in avanti negli anni. Allora, lì il problema è vario, quindi generalmente è un effetto avverso
dell'utilizzo dell'etilene stradiolo, soprattutto nelle formulazioni un pochino leggere, che spesso e volentieri o con la sospensione del contraccettivo ormonale, magari a periodi può essere utile, oppure può essere anche necessario un cambio di strategia. Quindi i contraccettivi che contengono estradiolo tendono a essere un pochino meno associati a questo tipo di fenomeno. Alcune volte è un problema di dosaggio, quindi l'integrare magari anche a livello vaginale una persona che magari altrimenti sta bene con una strategia ormonale come facciamo poi alla fine in menopausa, se è accettabile per la donna, può essere un qualcosa di fattibile. Quindi le strategie sono varie, ma certamente necessita di una non sottovalutazione, e spesso e volentieri si trovano anche fenomeni di tipo vescicale, soprattutto in quelle donne che a causa della secchezza poi iniziano ad avere episodi di infezione da candida cronica, oppure cistiti post-coitali, che no, nella situazione di secchezza vescicale sono molto frequenti. Qui allora la strategia spesso coinvolge anche magari l'utilizzo di antibiotici delle vie urinarie, come la nitrofurantoina, post-coitali, per cercare di ridurre la quota magari batterica che può essere colonizzante il basso tratto urinario, magari per facilitata dall'ipoestrogenismo a livello vaginale. Ecco. Quindi sì. Allora, un'ultima domanda, poi ti lasciamo libero di rientrare a fare la tua parte, diciamo così, di chirurgo, ed è questa. Quale rilievo, quale differenza è ipotizzabile nel trattamento della paziente che è stata sottoposta a isterectomia e che quindi ha una diversità della situazione anatomica del pavimento pelvico rispetto a una donna in menopausa a cui non è stato fatto un tale intervento? Quindi è più fattibile un certo tipo di terapie piuttosto che altre? Ma no, ma dipende. Allora, una persona che ha fatto un'isterectomia in realtà non ha un pavimento pelvico diverso rispetto a una donna che non l'ha subita. Se ha anche un prolasso, perché magari ha fatto un'isterectomia a causa di un prolasso, allora, e quindi ha avuto però probabilmente anche una ricostruzione del pavimento pelvico, fasciale, protesica, quindi lì ci sono dei cambiamenti variabili nella realtà anatomica, vescicale, vaginale. Ma altrimenti direi che non c'è una grossa differenza. Quindi una donna che ha una buona statica pelvica, semplicemente tolto l'utero, magari per un fibroma o per un tumore dell'endometrio, fatta la pesca, è una donna che ha un asse vaginale, una muscolatura del pavimento pelvico analoga a quella di una donna che ha l'utero in sede. Quindi gli approcci terapeutici, con indicazioni o controindicazioni possibili, possono essere esattamente gli stessi. Benissimo, non sono arrivate altre domande, sarò breve quindi, così ti lascio tornare al tuo impegno obbligato del pomeriggio di oggi. Grazie di averci dato l'attenzione, aver incastrato questo incontro con noi di AIGE. Ti ringraziamo a nome di tutti e buon lavoro. E grazie a voi, altre. Grazie a voi, grazie a te, grazie a Rossella. Rossella, ciao Tommaso, ciao, buon lavoro, grazie. Grazie, grazie a tutti. Ok, allora è a questo punto mio diletto piacere introdurre ovviamente la professoressa Nappi, Rossella. Il target di Rossella è di darci degli items decisamente più specifici in questo caso, perché entreremo su delle tipologie di argomenti che hanno una grossa ricaduta clinica. Per cui a te la parola, Rossella, prego. Grazie Alessandro, grazie a Tommaso che ha posto molto bene le basi fisiopatologiche di una problematica che sembra semplice, ma così semplice non è, perché tutte le volte che noi parliamo di sessualità naturalmente ci tremano un pochino le vene e i polsi, perché è ovvio che noi parliamo di un qualcosa di profondamente integrato, di biopsicorelazionale. Però il punto che voglio fare con voi oggi, al di là del fatto che ci dobbiamo davvero credere tutti di quanto il benessere sessuale delle nostre pazienti sia importante per la loro vita e molto probabilmente anche per la loro salute, ma noi dobbiamo in realtà sempre semplificare questo problema della sessualità e pensare che il ginecologo può fare la differenza. Poi è chiaro che ci sono le relazioni, i sentimenti, il tono dell'umore, gli eventi di vita. Però nel momento in cui noi curiamo la sindrome genitourinaria della menopausa, proprio, si chiama proprio così perché all'interno di questa scatola noi abbiamo anche tutte le altre dimensioni della risposta sessuale.
Quindi è chiaro che ci possono essere delle donne che hanno dei disturbi del desiderio a prescindere, ma la maggior parte delle donne, come ben ci insegnano gli esperti in questo settore, sviluppa delle disfunzioni sessuali che sono la conseguenza della sindrome genitorinaria, o meglio dell'atrofia vaginale di cui ci parlava Tommaso, cioè di quella modificazione dei tessuti. Perché voi lo vedete che la risposta nel sesso femminile è profondamente circolare e un po' come i nostri assi ormonali, il prodotto a monte influenza il prodotto a valle e viceversa. Cosa vi voglio dire? Vi voglio dire che se noi lasciamo le nostre pazienti con il dolore nel rapporto, prima o poi queste svilupperanno anche dei sintomi che riguardano la sfera emotiva e cognitiva. E quindi il nostro compito nella pratica clinica deve essere quello di riconoscere due cluster fondamentali di donne: quelli che hanno la sindrome genitorinaria intesa come dolore e atrofia vulvo-vaginale e quindi fanno l'amore con la vaginetta e dunque hanno dolore e quindi poi sviluppano tutta la catena di disturbi, e quelle invece che hanno un disturbo del desiderio a monte. Questo è importante da un lato, ma ci fa poi anche capire l'importanza del nostro ruolo. Quindi in che cosa? Nel riconoscere la sindrome, e già questo ve l'ha fatto vedere Tommaso, ma nel farlo in una maniera molto tempestiva. E questo è l'altro punto. E dall'altra parte invece cercare di capire in un modo molto semplice, io qui vi ho portato il questionario più semplice, le domande più facili che si possono porre a una donna, per capire se quella signora che ci entra nella menopausa, cui noi magari identifichiamo quei piccoli sintomi che abbiamo visto e segni che non sono poi così difficili, tutti i ginecologi quando mettono una paziente sul lettino possono vedere il pallore eccetera, però magari riuscire a capire se quella signora aveva già prima della menopausa o prima di sviluppare il disturbo atrofico, quella signora avesse già un calo del desiderio è importante, e noi qualche volta tendiamo a sovrattribuire, no, alla menopausa un disturbo del desiderio che invece magari era già presente fin da prima. E poi naturalmente con pochi accorgimenti noi possiamo effettivamente anche cogliere altri aspetti della vita della donna, lo stress, l'affaticamento, La insoddisfazione nella vita di coppia, ma anche molto banalmente la sessualità del partner, perché è chiaro che quando parliamo di sessualità non parliamo soltanto dell'organo vaginale, ma di tutto il vissuto che c'è nella relazione della donna. E a seconda che le donne ci dicano sì o no, voi capite che non si può correggere con una pastiglietta in vagina una crisi coniugale o altri tipi di problemi. Ma l'altro punto che è molto importante per noi fare è che noi, come vi dicevo, dobbiamo essere tempestivi, perché noi che cosa abbiamo capito in buona sostanza quando vogliamo occuparci della sessualità della donna in menopausa? Che al di là, come diceva bene il professor Genazzani all'inizio, di facilitare la discussione, riconoscere la condizione, capire quanto è tabù ancora e quanto noi possiamo fare la differenza per loro, il vero problema è iniziare molto presto. E quindi, secondo me, e questo è quello che cercherò di farvi vedere anche, riconoscere quali possono essere le donne che hanno più bisogno e hanno più bisogno di fare una terapia immediata e tempestiva per evitare quel circolo vizioso che vi ho fatto vedere, ma anche cercare di capire come fare a migliorare l'aderenza a lungo termine, perché in quelle belle survey che abbiamo condotto, a cui faceva riferimento il professor Simoncini, quello che abbiamo capito è che le donne e anche i ginecologi magari prescrivono un trattamento, ma le donne non capiscono che questa condizione è cronica e che noi dobbiamo assolutamente migliorare. E vedete che è piuttosto strano che noi non si riesca a curare bene questa sindrome genitorinaria della menopausa, perché se noi ci pensiamo abbiamo tantissimi trattamenti, come ci ha fatto già vedere Tommaso, che sono in teoria, vedete, tutti dei trattamenti di livello A. Cosa vuol dire? Dei trattamenti assolutamente efficaci. Abbiamo, al di là dei lubrificanti e gli idratanti, che sono comunque importanti,
come strategia di prima linea abbiamo terapie estrogeniche locali, abbiamo Invea, su cui vorrei soffermarmi un attimino, sia perché è una novità e sia perché ha una valenza estrogenica, ma con un atu in più, anche una valenza androgenica che nella sessualità fa la grande differenza. Poi abbiamo spermifene, poi abbiamo le terapie sistemiche quando le donne hanno anche i sintomi generali. Però vedete che nonostante tutte queste belle terapie di tipo A, noi qualche volta non riusciamo a convincere le donne a fare i trattamenti. E perché a volte non ci riusciamo? Perché è molto importante che voi capiate che i sintomi che ci ha fatto vedere Tommaso certamente sono legati alla carenza estrogenica, questo non c'è ombra di dubbio, ma ricordatevi che quando parliamo di sessualità e di risposta sessuale anche gli androgeni hanno un ruolo e noi chi dobbiamo imparare a riconoscere? Quelle donne che più di altre dai 40 anni in avanti sentono anche dei sintomi che sono riconducibili alla carenza degli androgeni e che hanno a che fare sia con il sistema nervoso centrale, e la libido è il sintomo più frequente, ma noi sappiamo anche delle esacerbazioni, per esempio delle sintomatologie premestruali, il tono dell'umore che si deflette, alterazioni del sonno, ma anche calo dell'energia. E che sono da ricondursi al fatto che noi dai 40 anni in avanti noi iniziamo già a perdere androgeni. Vedete che questo è un famoso grafico di Fernand Labrie che mi è piaciuto riportarvi perché ci ricorda che noi cominciamo a perdere androgeni già dalla post pubertà in avanti, cioè una donna ai 40 anni alla metà degli androgeni che aveva a 20 anni, ma poi abbiamo imparato dagli studi della menopausa che a 60 anni alla metà degli androgeni che aveva a 40. E questo ci fa una differenza nella sessualità che è colossale, ci fa capire che donne diverse possono avere delle risposte sessuali diverse. E che gli androgeni siano importanti lo abbiamo capito, vedete che questo è un cartoon recente che vi fa rivedere le cose che vi ha detto Tommaso, ricordandovi che gli estrogeni certo la fanno da padrone, ma ci sono anche gli androgeni a cooperare. E questo ci spiega anche la domanda ultima che aveva fatto il professor Genazzani, cioè dire noi quando per esempio facciamo un estroprogestinico, l'etinilestradiolo in fondo perché può fare male ai tessuti urogenitali? Perché? Perché in fondo ci riduce la biodisponibilità anche degli ormoni maschili, quindi un effetto trofico importante sui tessuti. Questi stessi ormoni maschili che cooperano non soltanto con il trofismo ma anche con la sensibilità, perché ricordatevi che gli androgeni hanno un ruolo su tutti quei meccanismi che faceva riferimento Tommaso, l'aspetto di delle fibre nervose che è molto importante, ma anche sulla muscolatura. E allora voi vedete che quando noi parliamo realmente di curare i sintomi della sindrome genitourinaria intesi anche come eccitazione e non soltanto come lubrificazione, intesi anche come orgasmo, no? E quindi capacità di avere una sessualità soddisfacente, noi non possiamo prescindere dal concetto degli androgeni. Ed è per questo che noi europei, che peraltro se ci pensate già da tanti e tanti anni, perché i nordamericani per esempio non ce l'avevano una terapia sistemica per la menopausa che avesse anche una piccola valenza androgenica, mentre invece noi europei ce l'abbiamo sempre avuta, lo conosciamo tutti, il tibolone, ci siamo resi conto che quando noi andiamo a proporre una terapia della sindrome genitourinaria della menopausa noi dobbiamo imparare a personalizzare. Cosa vuol dire? Vuol dire che dobbiamo imparare a riconoscere quelle donne che possono avere bisogno di una TU in più, quindi la terapia estrogenica locale la fa da padrone per quanto riguarda gli aspetti della lubrificazione, ma se noi vogliamo migliorare la sessualità forse dobbiamo tener conto di quella valenza androgenica che vi dicevo. E allora è per questo che è importante quando si parla di sessualità in menopausa oggi cercare di comprendere come una molecola particolare che è il DEA e che è tanto cara alla scuola del professor Genazzani, senior, junior, di tutti noi, possa essere utile quando al di là dell'atrofia, immaginatevi una donna sia all'atrofia però non ha rapporti sessuali, non ha la percezione del calo del desiderio, del calo dell'eccitazione, mentre invece una donna che ha questa percezione può avere bisogno di che cosa?
di un precursore, cioè di una molecola che è registrata e che comunque ci dà degli effetti assolutamente sovrapponibili all'estradiolo a livello locale. Però ricordatevi che viene anche convertita in metaboliti che hanno un'azione androgenica, androgenica tissutale, e che possono fare quella differenza. Chiaro che è una molecola nuova, ancora la stiamo studiando molto, però c'è un razionale per pensare che ci possa essere un qualcosa in più. E infatti, se voi ci pensate, gli studi che sono stati fatti non soltanto ci hanno detto che noi miglioriamo i sintomi classici della atrofia vaginale somministrando una molecola come Idea o Prasterone, ma noi miglioriamo anche la funzione sessuale delle nostre pazienti sul lungo periodo. E vedete che gli studi che sono stati condotti, come sempre, sia a 12 e anche poi vi farò vedere a 52 settimane, non c'è ombra di dubbio che ci abbiano detto che questa molecola si comporta come un estrogeno, perché vedete che fa diminuire il pH vaginale, che cambia la struttura del tessuto che ci ha fatto vedere Tommaso, delle cellule parabasali verso le cellule superficiali, però e migliora naturalmente anche il dolore nel rapporto sessuale. Questa è la base della terapia dell'atrofia vaginale. Però quello che conta è pensare che al di là di questi effetti, vedete che sono stati ben dimostrati in tanti studi, noi abbiamo anche poi un miglioramento del dolore, l'abbiamo visto, vedete che questo è nel tempo, ma ciò che mi preme per la nostra discussione di oggi è farvi vedere l'effetto a cascata su tutte le dimensioni della funzione sessuale. Voi vedete bene come questo entra in quel circuito che vi ho fatto vedere all'inizio. Abbiamo sicuramente un miglioramento sul dolore già a 12 settimane che prosegue a 12 nel tempo, e vedete che c'è un miglioramento già della soddisfazione già anche dopo 6 settimane. Questo è interessante, è un effetto molto rapido che deve avere a che fare con le sensazioni genitali, con le fibre nervose che vi dicevo, ma interessante vedere che l'effetto lungo sulla risposta sessuale, quella invece anche mentale, avviene e c'è, ma avviene nel tempo. Vedete che non è così rapida, avviene alle 12 settimane. Questo perché? Perché vi dimostra che noi dobbiamo agire su questo circuito in modo assolutamente virtuoso, e quindi unire il concetto estrogenico al concetto androgenico è davvero il futuro, soprattutto pensando anche a quelle donne che per esempio possono avere delle controindicazioni all'uso della terapia estrogenica, perché non dobbiamo dimenticare che il DEA non ha effetti sull'endometrio, non ha recettori endometriali, e quindi donne che magari hanno anche per esempio sofferto di quelle patologie a cui faceva riferimento Tommaso, cioè cluster di donne che arrivano alle soglie della menopausa e hanno magari avuto già delle esperienze dolorose come le donne con l'endometriosi, potrebbero, che sono poi quelle, adesso abbiamo dei dati molto interessanti sulla endometriosi in menopausa, cioè che cosa vuol dire, come è la sessualità della donna che viene fuori da una storia lunga di dolore, no? Di dolore nel rapporto. Questo può fare la differenza e ci può aiutare. E per concludere, mi piacerebbe portarvi dentro questo lavoro che abbiamo condotto insieme all'amico Marco Gambacciani e a Costantino Di Carlo, e che ci ha aiutato a cogliere meglio questa capacità che dovremmo avere di riconoscere differenti cluster di donne che arrivano nei nostri ambulatori. Questo è un questionario che abbiamo costruito ad hoc, mettendo insieme tutti i sintomi che nella letteratura erano riferiti naturalmente alla menopausa, ma anche alla carenza androgenica, e lo abbiamo sottoposto a 1500 donne sopra i 40 anni, quindi vedete che qui abbiamo incluso anche delle donne in premenopausa, in perimenopausa, proprio per capire come si arriva alla menopausa e chi sono quelle donne che possono essere magari più vulnerabili di altre. Vedete che questo questionario ci ha permesso di creare dei cluster di donne. Abbiamo visto che tutte le nostre domande che avevamo messo un po' alla rinfusa
Avevano 8 cluster fondamentali, vedete l'età, la parte psicologica, una parte più squisitamente sessuale, una parte più anatomica, no? Quelle con l'atrofia vaginale vera e propria, una parte magari anche legata all'immagine corporea, al peso, la parte dei sintomi urinari, le vampate di calore e il sonno. E poi abbiamo capito che in verità questi 8 domini si dividevano successivamente in 4 tipologie di donne che noi vediamo nei nostri ambulatori. Quelle in cui domina fortemente il sintomo delle vampate, quello in cui dominano fortemente i sintomi sessuali, quelli in cui dominano i sintomi sessuali e c'è anche l'alterazione anatomica, e quelle donne che sono quelle che ci dicono: ma che bello è andare in menopausa, a noi non ci interessa tanto. Guardate che cosa succede. È chiaro che questo è ovvio, se va a sandir, quando noi andiamo a comparare le donne che sono tra i 40 e i 50 anni, quindi che le abbiamo definite in tutto sommato in premenopausa verso quelle in postmenopausa, è chiaro che non c'è storia. La maggior parte dei sintomi sono tutti più espressi nelle donne in postmenopausa, anche se voi vedete che ci sono anche delle donne che in premenopausa sono piuttosto simili a quelle in postmenopausa su alcune dimensioni, per esempio psicologiche, no? E quindi vedete che è molto importante capire già la donna che ci troviamo davanti dai 40 anni in avanti. Ma quello che voglio farvi vedere per stimolare la vostra curiosità è questo, che quando noi li andiamo a guardare i vari cluster di donne, è un po' affollata ma cerco di spiegarvela, noi ci rendiamo conto che le donne che hanno delle alterazioni anatomiche rispetto alle donne che hanno delle alterazioni sessuali e rispetto a quelle che ce l'hanno entrambe sono un pochettino diverse, ed è molto interessante osservare che ci sono dei sintomi che possono essere dei sintomi specchio, che ci possono aiutare. Innanzitutto guardate, è molto interessante capire che le donne che hanno molte vampate di calore sono anche le donne che hanno più delle altre, sicuramente più di quelle che hanno le disfunzioni sessuali da sole, i sintomi anche genitourinari della menopausa, i sintomi che sono attribuibili all'anatomia. Quindi è molto interessante pensare che un sintomo così tipico della carenza estrogenica come la vampata si associa all'altro grande sintomo della carenza estrogenica, che è l'atrofia vaginale, ok? Quindi la secchezza. Però è anche estremamente interessante osservare che le pazienti che hanno i sintomi sessuali e i sintomi anatomici insieme hanno anche altri sintomi che sono i più in genere attribuibili all'età. Guardate com'è interessante l'essere diminuite in altezza, per esempio, avere dei vuoti di memoria, avere anche dei dolori osteoarticolari. Ed è giusto che io vi ricordi che questi sintomi, e lo vedete ancora meglio forse qua, quando noi li andiamo a vedere, le forme severe, sono attribuibili anche all'insufficienza androgenica, quindi fanno parte del cluster dell'insufficienza androgenica. E dunque perché ci siamo fatti questo film di creare un questionario che possa guardare alla menopausa sia sul versante estrogenico che sul versante androgenico? Forse, ve lo dico per concludere, per lasciare un po' più di spazio alla discussione, è perché noi non possiamo pensare di proporre le terapie tutte in modo uguale. Forse ci possono essere delle donne a cui può bastare fare una terapia estrogenica locale. Può essere la donna a cui invece magari è giusto proporre una terapia, per esempio come il DEA, che si comporta come un estrogeno, ma che magari può andare a rispondere a un'esigenza di maggior vulnerabilità di quella donna, se quella donna magari mi riferisce anche degli altri sintomi, perché seppure quella terapia è locale, ma magari il meccanismo fisiopatologico che ha portato a quel disturbo può avere più a che fare non soltanto con gli estrogeni, ma anche con gli androgeni. E questa prospettiva poi ci può magari servire anche a personalizzare quelle terapie che sono sistemiche e che ci danno aiuto magari per le vampate di calore,
ma che non sono tutti uguali e che quindi possono darci estrogeni, ma possono darci anche un impatto magari minore sugli androgeni, pensate alla differenza tra un progestinico rispetto all'altro, oppure una vecchia molecola come conoscevamo, che era il tibolone. E qui vi avevo portato un caso clinico per farvi capire come anche le terapie si possono combinare, come noi non dobbiamo guardare alla terapia dei disturbi della sessualità solo focalizzati sull'organo genitale, ma possiamo per esempio combinare una buona terapia che va per la cura dei sintomi, sempre cercare di cogliere la storia della paziente. Vedete, una donna magari che si è separata in una nuova relazione e che ha un disturbo, capite che per lei è molto più rilevante magari per una donna che è sposata da 30 anni, e quindi capire che noi possiamo abbinare una terapia sistemica con una terapia locale, e quando una terapia locale di un certo tipo, per esempio estrogenica, non funziona, noi, una volta che abbiamo capito un pochino più com'è la salute di quella paziente, l'abbiamo inquadrata bene con dei questionari ad hoc, possiamo anche poi proporre una terapia invece, per esempio, che può darci una TU in più come il prasterone. E con questo vi ringrazio dell'attenzione. Perfetto, Rossella, grazie, direi estremamente esaustiva e molto mirata sul target e sul focus che per il periodo della perimenopausa, postmenopausa ha una sua valenza notevole. Io passo per essere quello che fa la parte sempre del maschio e chiaramente mi rendo conto che non sempre gli uomini, e lo devo dire, io presto attenzione, però pensano a quella che è la loro compagna, per cui il tempo che passa nel maschio spesso non è percepito, viene percepito come un cambiamento oggettivo quello della moglie che attraversa la perimenopausa con un cambiamento biologico. Quindi questo è un target importante. È molto importante, il punto che voglio fare è proprio questo, cioè che noi ginecologi dobbiamo cominciare a già inquadrare bene le disfunzioni della sessualità ben prima della menopausa. E la fascia di età tra i 40 e i 50 anni è quella più critica, perché lì si gioca la partita di una serie di aspetti, perché è chiaro che magari la donna ha svolto il suo compito riproduttivo, sono arrivate le gravidanze, i bambini da seguire, la struttura della coppia è cambiata. Però ricordiamoci che anche il corpo della donna è cambiato. Prima il collega chiedeva sulla gravidanza. Guardate che i dati più interessanti stanno emergendo adesso, cioè il pensare che per esempio il parto vaginale ha un ruolo protettivo per certo verso sulla gli aspetti dell'atrofia vaginale, mentre invece per esempio il cesareo elettivo in subanalisi di dati che abbiamo sull'atrofia vaginale ci dice che sicuramente può portare a una per esempio stenosi dei fornici più marcati. Perché? Perché la vagina è meno beante, quindi che c'è in fondo una protezione nella storia della donna. È chiaro che se poi il prolasso per esempio è troppo marcato, è ovvio che poi la donna invece ha la lassità e quindi non ha le sensazioni, capite? Quindi noi dovremmo studiare molto di più i fenotipi di donne che arrivano al momento della menopausa, capirli sul versante anatomico, sul versante del loro vissuto, quindi aver avuto una storia di endometriosi, aver preso la pillola per molto tempo, e ovviamente anche sul versante relazionale. Poi è chiaro che il ginecologo non può in un quarto d'ora occuparsi di tutto, però riuscire a capire prima quale può essere la donna che ci andrà in un'atrofia vaginale e quindi può avere bisogno di una terapia già negli anni della transizione è molto importante. Senti, abbiamo le prime domande, le ho selezionate, per cui abbiamo anche argomenti estremamente hot, se vogliamo, ma hot nel termine clinico. Ci viene chiesto da una collega il concetto del prasterone in chi ha avuto o ha un rischio o sostanzialmente è stata operata per un capo alla mammella. Qual è il tuo punto di vista? Allora, il mio punto di vista è quello che finché non avremo dati veri di safety, è chiaro che noi dobbiamo sempre fare attenzione. Però il razionale del prasterone, ma così è come anche dobbiamo dire delle terapie estrogeniche locali a bassissimo dosaggio, è che comunque la quota circolante
di metaboliti che noi abbiamo è estremamente bassa. Ricordatevi che è davvero ininfluente. Ci sono dei dati bellissimi sul trasterone che fanno vedere che questi metaboliti sono inattivi che vanno in circolo. Quindi anche le linee guida ultime che sono state proposte dalla società della menopausa e della sessualità ci dicono sempre la solita frase che sarebbe giusto parlare con l'oncologo, eccetera, ma ci danno, non dico un semaforo verde, ma un semaforo giallo del dire guardate che questo tipo di molecole, magari anche per un tempo breve, giusto per dare un là alla donna, magari da combinare con terapie anche non farmacologiche, quelle a cui faceva riferimento Tommaso, il laser, la radiofrequenza, cioè cercare di trovare anche un approccio estrogenico e androgenico locale in queste donne è molto importante, sapendo che in circolo va poco. Poi dovete sempre ricordarvi il livello di atrofia, perché purtroppo ce le abbiamo le pazienti che mettono qualcosa in vagina e dicono ah, io mi sono sentita un'emicrania, mi sono sentita la tensione al seno, ma questo perché? Perché comunque anche quote piccolissime, se il tessuto è molto atrofico, nelle prime 2 settimane possono andare in circolo, ma voi siete d'accordo che non è biologicamente plausibile che bastano 2 settimane per scatenare un processo oncogenetico a livello mammario. Poi, nel momento in cui la vagina si assesta, a livello circolante non va più nulla. Questo è stato dimostrato molto bene, ancora di più per il trasterone. Quindi io mi sento di dirti che con un counseling appropriato è chiaro che non è facile, perché le donne hanno paura, hanno molta paura, e anche gli oncologi purtroppo sono talvolta non così aperti. Però dobbiamo fare cultura e dobbiamo sentirci forte dei nostri concetti per poter anche convincere gli oncologi e portarli sul nostro terreno. Benissimo, in effetti, se posso aggiungere un'osservazione, i dati della safety dell'uso del prasterone documentavano che nelle pazienti che facevano la terapia versus quelle che non la facevano e facevano banalmente un, chiamiamolo, placebo locale, non avevano assolutamente modificazioni né di androgeni né di estrogeni nel sangue circolante, il che sostanzialmente, anzi, in alcuni soggetti la quota media dei livelli di estradiolo, di androstenedione, testosterone, addirittura è dello stesso DEA, rimanevano addirittura al di sotto dell'expected mean che per età potevamo osservare. Assolutamente. Una cosa che ci viene chiesta è, anche questa abbastanza interessante e pratica, se può valer la pena una valutazione nel plasma circolante dei livelli androgenici per indagare meglio il quadro generale. Allora, guarda, io ho una cosa che ho imparato dal mio maestro. Allora, voi sapete bene che i dosaggi ormonali sono difficili, sono costosi, e l'aspetto del testosterone io vi sconsiglio di misurarlo. Quello che però vi consiglio di misurare, perché io ci credo molto, sia per scuola che perché lo sto verificando e ci arriveremo a fare meglio vedere queste cose, il DEA solfato, sia perché i livelli circolanti sono molto elevati, sono anche molto stabili, la metodica di misurazione credo che oggi sia piuttosto standardizzata e quindi ci consenta di vedere delle differenze. Io quando ho un DEA solfato sotto 1, vi dico la verità, poi è chiaro che possiamo esprimerlo in tante unità di misura, mi ritrovo spesso una donna che ha quei sintomi di carenza androgenica, la perdita di energia, la perdita di vitalità, la deflessione del tono dell'umore. Quindi, se voi volete provare a stratificarvi le vostre pazienti in menopausa, piuttosto che dosare l'estradiolo, che capite benissimo, a un certo punto non serve più a niente, io a volte quando vedo dosato l'estradiolo in una donna che sono 2 anni in menopausa, va bene, se è fortemente obesa, semmai gli dovrei dosare l'estrone, voglio dire, se proprio volessi vedere una concentrazione estrogenica. Ma magari dosare il diasolfato potrebbe anche avere un suo perché. Ricordatevi che ci sono i fenotipi di donne, a volte noi ci dobbiamo rendere conto, pensate a una donna con l'ovaio policistico che ha sempre avuto magari un tasso androgenico più elevato, e questo ci dovremmo porre il problema, no? Di come entra in menopausa
di come vive lei la sessualità. Vi garantisco che anche qui stiamo raccogliendo dei dati che sono ovviamente retrospettivi, perché in menopausa una donna si è liberata della sindrome dell'ovaio policistico, che però ci suggeriscono, e vi posso dire che sono molto, non mi sono stupita di queste osservazioni, che sono donne che tutto sommato in menopausa per certi disturbi ci entrano meglio, magari ci entrano peggio perché hanno un profilo metabolico magari più scadente, ma dal punto di vista della loro qualità di vita sessuale hanno meno atrofia vaginale, anche proprio documentata con l'indice della salute vaginale che vi ho fatto vedere, soprattutto sugli aspetti vulvari. Allora, voi vedete come è importante conoscere la storia della donna in senso endocrino ginecologico, e l'endocrinologia ginecologica ci dà un quadro di lettura della menopausa, secondo me, è ancora più avanzato che pensare alla menopausa tout court. Ecco, mi sembra che tu abbia assolutamente colpito il target, che è quello del capire la fenotipia anche delle pazienti su cui prestare più attenzione, per cui la paziente che ha un certo tipo di fenotipia da sindrome metabolica può avere meno risvolto di questo tipo di, diciamo così, di preoccupazioni o di situazioni. Ecco, la mia domanda, questa è mia proprio, il prasterone a livello vaginale ha una sicurezza assoluta perché a livello endometriale non dà nessun effetto. Può riscontrare questa cosa una, come dire, una discrepanza. Dice, ma io lo metto a livello vaginale, se arriva verso l'utero non va nel circolo. Probabilmente va spiegato che la trasmissione vascolare in funzione dell'area utero-vaginale è come se fosse un ambiente chiuso. Sostanzialmente non vede grandi passaggi nel plasma e più che altro l'endometrio non ha gli enzimi per degradare il prasterone. Hai ragione, in fondo è quello che ci ha spiegato molto bene, è una specie di circolo portale, ce l'ha spiegato molto bene il professor Ciccinelli con il progesterone naturale, no? Quando noi mettiamo il progesterone, certo, va un pochino in circolo, ma il grosso agisce sull'endometrio. Ma siccome il DEA non ha recettori a livello dell'endometrio, noi possiamo sentirci assolutamente tranquilli nel fatto che non abbiamo delle interferenze che potrebbero esserci, per esempio, in quelle pazienti a cui magari, quando pazienti che hanno avuto l'endometriosi, a me per esempio capita spesso che anche con un estrogeno vaginale qualche volta possano avere delle algie, non sempre, ma qualche volta può capitare, quindi è chiaro che in questo senso il prasterone ci può aiutare anche per esempio nella donna che non è ancora in menopausa e che magari qualche collega dice, ma lo posso usare in premenopausa, nelle donne che fanno contraccezione, hanno secchezza vaginale, posso avere delle interferenze sull'endometrio? Io non ho questa esperienza, io ho l'esperienza che posso provare a usarlo e per alcune donne può essere efficace. È chiaro che non è la scheda tecnica di usarlo nelle donne non in postmenopausa, però poi è chiaro che noi dobbiamo inserire il cervello e capire che alcuni prodotti ci possono essere utili per risolvere dei problemi e può essere una strategia, come possiamo usare un estradiolo vaginale, possiamo usare anche il prasterone nelle secchezze vaginali, nelle donne, magari soprattutto over 40, io non lo vedo così controindicato, anzi ci può aiutare a migliorare quegli aspetti di calo degli androgeni a livello intratissutale a cui facevo riferimento prima. Quindi certamente questo mi fa capire quindi che potremmo pensare al prasterone come una molecola di grande utilità anche nelle fasi di evoluzione verso la perimenopausa, nelle classiche quarantenni che magari fanno varie contraccezioni di vario genere e dove comunque la loro quota estrogenica cala al pari del DEA, che ci hai detto va a calare con il tempo, per cui un prasterone locale agirebbe anche a livello trofico ai fini della sessualità. C'è un rapporto con la connessione nervosa tra l'area vaginale e il cervello? Perché questa è una domanda molto intrigante. In teoria c'è, ci sono dei dati che suggerirebbero che sensibilizzare le fibre nervose periferiche, le piccole fibre che sono nella parete della vagina e lì il DEA agisce molto bene, possa innescare quel circolo virtuoso che ti dicevo, cioè se io sento meglio le mie sensazioni genitali, che non sono solo, ragazzi,
la lubrificazione e la carenza del dolore, ma è gli stimoli di eccitazione genitale, io vado a rinforzare l'arousal mentale, vado a rinforzare quei circuiti che mi portano a una miglior risposta orgasmica. È chiaro che abbiamo uno studio in corso, è giusto che ve lo dica, e quando avremo i dati definitivi, perché a me piace sempre parlare con i lavori in mano, io sarò ancora più forte su questo messaggio. Adesso vi posso dire che la mia impressione di clinico è che gli estrogeni vanno benissimo e ben vengano, ma il progesterone può avere qualcosa in più sul versante della percezione orgasmica, soprattutto in quelle donne che sentono molto, molto questo aspetto. Non sento più il clitoride, non mi sento più l'orgasmo come prima. Ecco, magari c'è la donna che non ce l'ha e non lo dice ed è soddisfatta così, capite? Noi non possiamo sapere mai fino in fondo nella sessualità, però nel momento in cui una donna ci dice davvero che queste sono le cose che le danno più fastidio, beh, possiamo razionalmente pensare che potremmo avere un razionale a scegliere un prodotto rispetto all'altro, perché è questo il punto, capite? Cioè, noi dobbiamo personalizzare, aiutare le nostre donne a stare meglio. Quindi gli estrogeni possono essere una prima linea quando non vogliamo addentrarci in tanti dettagli, però se poi la donna ci dà dei dettagli, la componente androgenica non dimenticatevela, perché la sessualità femminile passa anche attraverso gli androgeni e purtroppo, non avendo terapie sistemiche, capite, in Italia, sapete benissimo che non ce l'abbiamo gli androgeni, ecco, allora agire almeno a livello locale, questo è una cosa che mi intriga ed è ovvio che lo sto studiando molto, è chiaro questo. Senti una cosa, Rossella, ora siamo in vista di arrivare in fondo a questo nostro incontro, ma questa è una domanda che mi nasce naturalmente pensando al follow up a lungo termine delle donne. Quando abbiamo le nostre pazienti che ci vengano davanti in perimenopausa, ne scegliamo una giusta terapia sostitutiva, le seguiamo, le accudiamo, superiamo la fase della menopausa fino a che questa non divenne stabilizzata, facciamo magari delle terapie locali. Tu pensi che sia utile un long term treatment con il progesterone? E tu pensi che rispetto a come lo si fa intorno ai 48-50 debba essere fatto anche nella menopausa stabile a 60? Oppure si può dilazionare, frazionare la somministrazione? Io non vedo la controindicazione, anzi, anche nella donna anziana. Immaginatevi una donna che ha soltanto dei sintomi urogenitali. Anche una donna che magari non ha i rapporti sessuali e quindi non ha bisogno magari di avere un chissà quale surplus sul versante della lubrificazione o altro, ma ha bisogno di un effetto trofico. Allora, non dimentichiamoci che il progesterone va anche sul lato muscolare. Io vi chiedo scusa, ma ero convinta che questo aspetto muscolare degli steroidi ve lo facesse vedere il professor Simoncini, nel senso che gli estrogeni sono un toccasana per la mucosa e per la vascolarizzazione, per l'innervazione, certamente, però l'androgeno ha anche un ruolo superiore, come vi dicevo, sull'innervazione e sulla muscolatura. E quindi è chiaro che quello può avere dei risvolti anche sugli aspetti uroginecologici, sulla funzione urinaria. Quindi noi possiamo anche pensare che le terapie locali non è che le dobbiamo fare solo quando le donne sono profondamente malate, ma da un lato, come dici tu, nel momento in cui stoppiamo una terapia sistemica, noi possiamo mantenere, magari la donna le vampate non le ha più, perché noi sappiamo che nella maggior parte delle donne le vampate se ne vanno dopo 5-7 anni dalla transizione, mentre invece prima o poi l'atrofia vaginale viene a tutte, magari ti viene a 75 anni e tu dici ah, ma non me ne frega più niente perché non ho i rapporti. Però puoi avere degli altri disturbi, quei disturbi delle infezioni ricorrenti. Quindi nel momento in cui noi togliamo alla donna una terapia ormonale, dare un prodotto vaginale locale può costituire innanzitutto un'occasione anche educazionale per far capire alla donna che da allora in poi lei resta senza rete e le diamo un aiuto per continuare a vivere una sessualità soddisfacente e serena e per preservarla.
Perché io vedo molto la terapia dell'atrofia vaginale come un concetto che deve cambiare. Non aspettiamo di vedere delle vagine sanguinanti e donne che ci dicono io da 3 anni non ho avuto rapporti per darle una terapia. Sono terapie locali, sono terapie che veramente non hanno degli effetti collaterali sistemici. Quindi alle prime avvisaglie diamo una terapia, qualsivoglia essa sia. Poi dopo, insieme alla donna, capiremo le basta un lubrificante, le basta un idratante, le basta un estrogeno, vogliamo darle il prasterone in prima linea, vogliamo darle una terapia mirata per la vagina magari orale. Lo stabiliremo in base a quello che la donna ci dice e come risponde. E vi renderete conto che le donne stanno bene con tutte le terapie in base a un loro profilo, che dobbiamo forse ancora approfondire per i prossimi anni. Questa è l'impressione che io mi sto facendo sempre di più da quando lavoro sull'atrofia vaginale più intensamente. Bene, io direi che noi abbiamo però ottenuto un target molto importante con questo dibattito, semplicemente perché ci hai dato i rudimenti per inquadrare che l'item primario è che bisogna, come dire, fare una corretta anamnestica e quindi un corretto approccio clinico della paziente e cercare di farla svelare, perché va indagato quindi fin dall'inizio, mi sembra di capire, questo è l'atteggiamento che ho anch'io, come te chiaramente, se c'è o meno un problema del comparto genito-urinario, perché il problema è, come dicevi, psicologico, cioè la paziente non sempre lo dice, se ne vergogna, può essere una ritrosia, può essere un fattore culturale perché quello svela l'abitudine o meno ai rapporti, quindi questo è un dettaglio su cui giustamente bisogna indagare. Sì, assolutamente Alessandro, i dettagli sono due. Se c'è un disturbo a livello locale e che questo può essere facilmente corretto, questo è il primo punto. E l'altro è capire in una frase o due con la propria paziente se c'è qualche altro problema a monte, capite? Perché molto spesso la menopausa diventa una scusa, no? Per dire, ah sì, la mia sessualità va male, e ce lo dicono solo nel momento della menopausa. Ma in verità la sessualità aveva qualche problema anche prima. Allora è chiaro che lì il ginecologo, insomma, non ha tante armi, capito? Perché noi dobbiamo interpretare le terapie, l'impatto delle terapie per quello che sono, un qualcosa che non possono correggere qualche cosa di più profondo, di più difficile, dove noi dobbiamo lavorare a 4 mani, a 8 mani, a 12 mani con altri specialisti, che possono anche essere dallo psicologo al sessuologo al riabilitatore del pavimento pelvico, perché magari quella donna aveva già un'ipertonia legata a delle esperienze passate della sua vita. Infatti quello che una delle critiche che è stata fatta alla parola sindrome genitourinaria della menopausa da parte di alcuni autori, e io mi sento di sposarla, è che noi abbiamo confuso questa atrofia vaginale con la sindrome genitourinaria. Sono due cose che stanno insieme, ma non sono la stessa cosa, perché una donna che ha avuto una sessualità, per esempio, abusante nell'arco della sua vita, nel momento della sua vita, avrà dei sintomi di ipertonia del pavimento pelvico che daranno un dolore sessuale che magari non hanno niente a che fare con l'atrofia. Ed è ovvio che noi dobbiamo sempre avere quell'equilibrio di sguardo che ci deve guidare nel nostro non sentirci onnipotenti, che possiamo risolvere tutto facendo un laserino o una compressina alla paziente. Però è ovvio che non è il nostro lavoro quello di essere dei sessuologi, solo alcuni di noi hanno sviluppato questa capacità, dobbiamo sapere inviare. Però dobbiamo cogliere queste due polarità, insomma, la parte biologica, organica in senso stretto, e alcuni aspetti che fanno parte del mondo intrapsichico, interpersonale e così via. Benissimo, io ti ringrazio, non ci sono altre domande che sono arrivate, penso che siamo stati molto esaustivi per cercare di chiarire questi correlati che con Simoncini abbiamo visto ci danno idea di come il cambiamento della menopausa sul basso tratto genitale veda anche interferenze legate a quello che è il microbiota che in quella sede si viene a realizzare, come i cambiamenti naturalmente vengono a determinare con la biologia il peggioramento. E l'altra è questo aspetto che abbiamo affrontato con te, che è quell'obiettivo del tipo di trattamento, non tanto per la estrogenizzazione ma quanto per il compendio, e questa è la cosa secondo me innovativa del prasterone,
della mancanza di quel ruolo degli androgeni localmente e probabilmente anche a livello sistemico tramite questo collegamento, perché la fibra nervosa dell'area della vagina ci arriva e forse è più trofica se trova il DEA e gli androgeni e parla meglio col cervello e con le aree del talamo dove la sessualità e la libido si vengono. Non potevi dirlo meglio. Esatto. Noi a questo punto interrompiamo e chiudiamo il nostro incontro, ringraziamo il nostro supporter non condizionante che è la Teramex, che ci ha permesso di poter realizzare questa splendida ora e mezzo di chiacchiere, discussione, delucidazioni. Credo che la cosa migliore sia sempre rimanere informati cercando di andare addentro ai problemi. Quindi ringrazio il prof Simoncini che sarà già in sala operatoria a procedere nel suo pomeriggio chirurgico, grazie a te di essere stata con noi e grazie a tutti coloro che ci hanno seguito. Seguite i nostri webinar AIGE e a presto per le prossime attività, le prossime iniziative.